No, di nuovo il benvenuto su Inside Music, anche con una certa emozione, perché insomma toccheremo degli scampoli di storia della musica non indifferenti, quindi insomma vi ringrazio per aver trovato un po' di Grazie. tempo per questa chiacchierata. Io vi porrò un po' di domande, un po' in base alla mia curiosità, dopo aver letto il libro, però ovviamente voi potete tranquillamente spaziare e intervenire come volete su qualsiasi argomento, perché per me, come si dice, tutto oro colato, no? Quello che sento dire da voi. Quindi, allora, Grazie. innanzitutto parto con una domanda rivolta a Massimo. Ovviamente stiamo parlando di questo libro, questo dice che era un bell'uomo, il genio di Dalla e Pallottino. Da dove parte la genesi di questo libro? E come è nata in lei l'idea di raccontare questa parte affascinante della vita e della carriera di Lucio Dalla? Allora, guarda, è nata dalla constatazione che quel periodo non era stato mai preso in esame, non erano mai stati puntati i riflettori anche della bibliografia dalliana su un periodo che invece sapevo essere fondamentale, fondativo per la stessa carriera di Dalla, non soltanto perché c'è stata la prima grande affermazione, l'exploit sanremese con Gesù Bambino, poi diventata 4 marzo 43, ma perché la collaborazione con Paola Pallottino ha rappresentato per Lucio una fondamentale palestra che lo ha condotto poi, lo ha iniziato a quell'apprendistato musicale e letterario nel contempo che poi ha sfociato nella collaborazione più lunga con Roberto Roversi per poi esplodere nella sua, nel suo esordio cantautorale nel 77 a partire da Com'è profondo il mare. E dalla collaborazione con Paola Pallottino sono nate delle autentiche perle. Alcune delle quali quasi quasi sconosciute. Io ho voluto, ho tentato di restituire un po', di consegnare un po' di notorietà anche nel mio piccolo, evidentemente, però puntando almeno i riflettori su quel periodo, su alcune autenti, su alcuni autentici capolavori. Naturalmente adesso è appena stato celebrato. Se ne è parlato anche a Sanremo in qualche modo, poteva essere fatto di più. E poi la canzone molto, molto nota è Il gigante e la bambina, ma ce ne sono altre molto meno note, ma che sono dei capolavori assoluti. E quindi ritengo che il Dalla cantautore sia figlio della collaborazione con Paola Pallottino e della successiva collaborazione con Roberto Versi, ma la prima è Paola Pallottino. È Paola Pallottino che noi abbiamo qui e a cui rivolgo la prossima domanda. Ecco, sempre in merito comunque alla genesi di questo libro, com'è stata la reazione alla proposta di questo tipo di collaborazione e se vi conoscevate già con Massimo, o se vi siete conosciuti in questa occasione? Mica ho capito la domanda, tesoro mio. Ossia, lei mi sta domandando come ci siamo conosciuti con Massimo? Come vi siete conosciuti e qual è stata la reazione quando le ha proposto di fare questo, di scrivere su di lei, insomma, di scrivere su questo Ah, periodo? no, ci siamo conosciuti perché lui molto gentilmente mi ha fatto delle interviste sull'Avvenire, poi abbiamo cominciato a parlare, poi in origine lui aveva addirittura ha proposto di fare questo libro insieme, che Giorni Liberi era il suo libro, è lui che ha lavorato a lungo sui lacerti che io avevo conservato. All'epoca ancora conservavo tutti i ritaglietti dei giornali che parlavano di me, della canzone, eccetera. Lacerti sui quali lui ha lavorato in maniera estremamente approfondita ed è venuto fuori il libro. Ok, ma quindi
All'interno, parlando proprio del libro, no, della struttura del libro, si percepisce, non si percepisce nessuna forzatura in questa collaborazione che è nata fra lei e Lucio Dalla, no? Come se fosse una cosa che è avvenuta proprio nel naturale corso delle cose. È stato veramente così? Ma io direi di sì, per quello che posso ricordare. Io avevo i miei foglietti con le poesiole, sono andata da Lucio su consiglio di amici, e lui ha cominciato a lavorare e la cosa è andata avanti in maniera molto, molto naturale. Tra l'altro ripeto per l'ennesima volta che io venivo considerata una paroliera, ma in realtà non avevo la più pallida idea di che cosa fosse veramente il mestiere di paroliere, ossia di uno chiamato dal musicista che gli fa sentire una melodia e che insieme stabiliscono la metrica dei versi, eccetera, con i numeretti come si fa spesso, eccetera. Ma io tutto ciò ignoravo, io proprio non sapevo nulla di tutto questo. Io pensavo che appunto c'era uno che scriveva il testo e un altro dall'altra parte che lo musicava. E devo dire che in questo Lucio è stato estremamente generoso. Uno, perché la difficoltà che comporta musicare un testo già musicato, tra virgolette, dalla metrica, non è cosa facile. E lui non mi ha mai, assolutamente mai, censurato una parola, chiesto di cambiare un verso, le ha sempre, a parte poi la tragedia dell'infamia sanremese che ha distrutto il testo, eccetera. E lì sempre da sottolineare il fatto bizzarro di un testo che viene massacrato, con una mano massacrato dalla censura e con l'altra mano premiato come miglior testo. Per cui la censura è venuta da fuori, Lucio non, con Lucio tutto è andato sempre molto bene. Ok, quindi appunto accennava a questa cosa della censura, c'è un capitolo che è un capitolo tra quelli più importanti forse del libro, dedicato proprio alla canzone 4 marzo 43, che in origine era Gesù Bambino, no? Però questa non è stata l'unica che diciamo rischiava di scontrarsi con la censura, perché anche Il gigante e la bambina è stata insomma in qualche modo sotto questo tipo di riflettori, no? Ma questa, cioè, come l'ha vissuta questa queste imposizioni? Venivano, cioè, ve le aspettavate? No, se le aspettava lei? No, allora, la censura di Sanremo, tramite accordi fra il Teatro Ariston, l'RCA, la RAI aveva detto allora noi non trasmettiamo, insomma, era diventato un tale affare di Stato che così io ho dovuto accettare, qualche giornalista ha erroneamente scritto, in alcun modo hanno fatto tutto loro con la verità, così che poi ci fosse Sanremo non ci fosse mi era del tutto indifferente, però poi mi sono resa conto di censura, così come loro hanno creato una censura sul Gigante e la Bambina, che era il famoso dopo Sanremo che io avevo cucito addosso a Dalla, di cui sapevo pure come avrebbe pronunciato le parole, eccetera. Era la sua canzone che lui in maniera sciagurata e sbadata ha regalato a Rosalino. Questo ha costituito la nostra lite e così l'interruzione dei nostri rapporti per un lungo periodo e comunque della censura, così non volevo sapere niente, hanno fatto quello che gli pareva, hanno fatto pure una cosa stupida perché è brutta, l'ha cantata integralmente, vero Massimo? Massimo? Rosalino l'ha portata al disco per Lucio, il gigante, cioè, curiosamente poi potremmo dire proprio negli stessi giorni c'erano le due versioni, circolavano le due versioni, quella di Rosalino che è uscito poi in 45 giri e ha fatto la canzone nel corso dell'estate al disco per l'estate,
le cui riprese erano fatte dalla RAI, ecco perché è stata censurata. Nello stesso tempo, a giugno del 71, Lucio aveva inserito nella versione invece originale, non censurata, nell'album Storie di casa mia, Il gigante e la bambina, per cui negli stessi giorni si poteva sentire le due versioni, cosa abbastanza singolare. Va detto però che anche l'album Storie di casa mia, purtroppo, come il precedente Terra di Gaibola del 70, e sono i due album in cui ci sono canzoni dalla Pallottino, anche Storie di casa mia, appunto, vendette poco. Lucio aveva venduto 500.000 dischi, 45 giri ovviamente si intende, con Gesù Bambino 43. Poi però, come LP, i long play di allora, meravigliosi, vendeva pochissimo. E ha continuato a vendere pochissimo anche con i tre album successivi con Roversi. Quindi ci ha messo tanto Lucio ad affermarsi. Quelli della RCA, da questo punto di vista, sono stati bravi e lungimiranti ad aspettarlo. Oggi come oggi, con la fretta dei discografici di oggi, Lucio avrebbe fatto lo stagnino, come diceva lui, quando gli si chiedeva perché va a Sanremo, e lui rispondeva: perché non faccio lo stagnino, faccio il cantante e quindi vado a Sanremo. Ma ecco, una domanda sempre a Massimo riguardo alla stesura del libro, no? Visto che appunto ora è universalmente riconosciuto il genio di Lucio Dalla, il suo valore artistico, però come accennavi tu prima, diciamo, ha avuto delle difficoltà a farsi valere, come si suol dire, no? Insormontabili difficoltà. Insomma, è veramente molto. Ma nel ricercare poi, perché in questo libro sono tante testimonianze, no? Di persone che hanno conosciuto Lucio, che per un motivo o per un altro ci sono venute a contatto, nel ricercare queste testimonianze, che sensazione hai percepito di queste persone nei confronti di Lucio? Cioè, c'è stata una sensazione predominante, magari, non so, di simpatia, per dirla in modo banale, piuttosto che di trasporto in qualche modo? Guarda, guarda Paola, stravedevano tutti per Lucio, proprio perché quelli di cui ho raccolto le testimonianze dirette, nel senso che hanno vissuto proprio i momenti, quei momenti, rendevano perfettamente conto, più di tutti gli altri, del valore di Lucio, del fatto che fosse un fenomeno assoluto.